Troveremo un accordo sulla base dell'analisi costi-benefici e sul rispetto dei numeri che ne verranno fuori, sia per TAV che per TAP. I numeri sono numeri. Lo ha detto a Catanzaro il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, rispondendo ad una domanda sul tema delle grandi opere e sulla possibilità di trovare un accordo con l'alleato di governo nell'ambito di un incontro che il ministro ha avuto con il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, con cui ha parlato di fondi comunitari. Io sono venuta qui, come sono già stata in Sicilia, e andrò nelle altre regioni del Mezzogiorno per verificare l'attuazione della spesa dei fondi europei, perché a fine di quest'anno abbiamo una scadenza importante sulla rendicontazione. Ci sono diverse regioni in ritardo, la Calabria invece è già a un buon punto. È chiaro che la Calabria, così come tutto il sud, hanno bisogno di quella quota ordinaria di investimenti che viene dalle amministrazioni centrali, perché ricordiamo che quelle risorse che provengono dai fondi europei servono alla coesione, cioè a riequilibrare il territorio. Poi ci vuole anche una massiccia dose di investimenti dalla quota cosiddetta ordinaria. Noi purtroppo siamo adesso sotto il 29%. Dovremmo arrivare, come abbiamo sempre detto, al 34, perché il 34 è un criterio sulla popolazione, insomma. È stato un incontro per fare un punto sulla spesa delle risorse comunitarie. Noi come regione, come lo stesso ministro ha avuto modo di constatare, noi siamo appunto avanti, siamo con un passo direi soddisfacente perché abbiamo lavorato in questi anni per invertire un trend che ha segnato le precedenti programmazioni e come regione appunto abbiamo realizzato risultati importanti e puntiamo a realizzare gli obiettivi di performance previsti per fine anno.